quanto schifo! Bella a tutti ragazzi, questo è la Frank che parlo. Oggi sono qui con le mie carissime cuffie belle grosse, perché non lo so neanch'io, stavo ascoltando la musica, non me le sono volute togliere, poi sono davvero swag. Detto questo, siamo qui con una nuova war, una war davvero bella, perché come possiamo vedere abbiamo vinto 41-28, abbiamo fatto, come possiamo vedere adesso, il 90.6% di distruzione totale. Davvero davvero una grandissima war. Molto probabilmente il motivo per cui siamo riusciti a fare una distruzione così alta è che io non c'ero, quindi non vi porterò i miei attacchi, ma vi porterò degli attacchi comunque particolari. Non sono i più belli, ma mangiate mosca di merda. La cosa importante è che negli attacchi che appunto vi mostrerò, nei due attacchi che vi mostrerò, vengono utilizzate delle tecniche che si discostano un attimino dalla solita concezione. Diamo un'occhiata a questo replay, che è il replay di XD Retrirto, questo player che ha attaccato un TH9 mediamente messo bene, tra virgolette, diciamo appunto alle difese nella media, no, né forti né deboli. Ha attaccato questo villaggio utilizzando una tecnica molto particolare. Come possiamo vedere, si porta dietro fulmini e terremoto. Fulmini e terremoto ha l'unico scopo di gettare giù una difesa aerea, perché punta con un attacco aereo a abbattere quelle che sono le difese avversarie. Parte innanzitutto da destra con le truppe di terra, l'attacco pusher, quindi con due golem, salto, eroi, maghi, e al fine anche di distruggere il castello. Se lui distrugge il castello, io adesso distruggo la mosca che c'è qua davanti a me. Mannaggia te che continua a volarmi davanti. Comunque, una volta che il castello è uscito, una volta che ha tirato la regina, vedete che in basso riesce a portare la vita della difesa aerea a zero e quindi a distruggerla. Riesce appunto in questo momento ad abbattere la regina avversaria e gli rimangono soltanto due difese aeree contro cui andare. Su una difesa aerea punta un mastino e qualche mongolfiera, sull'altra stesso ragionamento, e davvero un attacco davvero ben realizzato, perché comunque nella parte bassa rimangono pochissime difese e pochi edifici, perché la gran parte li hanno buttati giù quelli dell'attacco pusher. La terremoto hanno distrutto la difesa aerea restante, quindi utilizza una velocità, ha ancora la regina con l'abilità, quindi davvero davvero buono. Erano corrispettivi, quindi come possiamo vedere sia dagli eroi che comunque dal villaggio, dal livello, non erano tanto distanti tra di loro per quanto riguarda le capacità. Però mandando a velocità per due vediamo come le mongolfiere restanti distruggano tutto ciò che rimane, quindi la difesa aerea, cioè la torre dello stregone, scusate, i cannoni e poco altro. E intanto la regina, che fa il giro e ha ancora la sua abilità, attenzione, riesce a ripulire per bene assieme ai lava pop. Io giuro che ammazzo sta mosca di merda se la riesco a prendere. Ho paura soltanto di spaccare lo schermo. L'ho presa! Muori, stronza di merda! No, meglio non lanciare le bits addosso ad una mosca per ucciderla. Dunque, una volta fatto questo, diamo un'occhiata invece all'altro attacco, che è questo attacco qui di Alebarba. Attacco su un altro player messo abbastanza male, come possiamo vedere, però è un attacco in cui utilizza i domatori, ben 25 domatori, quindi mi dispiaceva portarvi attacchi ancora con Golava, qualsiasi altra, cioè praticamente con golem, mongolfiere e mastini. Vi ho portato anche un attacco con i domatori, attacco con domatori su una base in cui appunto le bombe giganti erano facili da individuare. Ecco, attira il castello, dopodiché piazza un bel arciere per attirarlo anche di lì, al fine di appunto spostare il castello sul lato in cui andrà con l'attacco push. Una volta che riesce a sganciare la veleno sul castello e a sganciare maghi, eroi, golem e tutto, è pronto per l'assalto che gli permette di entrare nella zona centrale del villaggio. Utilizza anche due goblin e uno sgherro lì sull'angolino, ed infine, una volta che la regina avversaria è caduta, sgancia i bellissimi domatori sul lato basso, portati inizialmente da una cura che secondo me avrebbe dovuto aspettare ad utilizzare, però alla fine gli è andata bene, quindi stiamo zitti, che finché va bene si sta sempre zitti. Ecco, si accetta ciò che la nostra il nostro replay ci propone. Vedete che i domatori, aiutati dalle cure, senza bombe giganti che gli possono far male, con poche difese restanti e con le difese che restano praticamente concentrate sugli eroi eccetera, fanno davvero una strage. È stata una attacco
l'attacco, a mio parere facile, perché l'attacco era sicuramente facile, però comunque riutilizza i domatori. Vi porto infine l'ultimo attacco che è stato fatto dal carissimo Kratos. Vi ricordo che Kratos ha un canale di YouTube, quindi fate un salto anche sul suo canale e dategli una mano a crescere. Attacco contro questo, la differenza degli eroi è davvero grande, ma come possiamo vedere, sebbene la base sia messa anche molto bene, riesce comunque a fare la strage, riesce a entrare con un attacco pusher davvero piccolo in un certo senso, sgancia i mastini. Adesso scusate, sto andando davvero veloce, ha sganciato i mastini e ormai il gioco è fatto. Vedete che sebbene appunto la disposizione fosse buona, le difese credo quasi tutte maxate, se non tutte maxate, riesce comunque a fare davvero un grandissimo male a questa disposizione, che comunque non era affatto facile. Vedete che ormai le mongolfiere sono tantissime, l'unico nemico è quel volanolo lì che continua a scorreggiare la sua aria contro le carissime mongolfiere, ma queste si avvicinano ormai imperturbabili verso la Tesla, che esploderà tra poco assieme a tutto il resto del villaggio. Niente ragazzi, dato la fra tutto, spero che il video vi sia piaciuto, spero che lasciate un bel mi piace, mi supportiate come state facendo ultimamente. Un pollice su per voi vuol dire poco, per me vuol dire tanto. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice su, se il video non vi è piaciuto scrivetemi il perché nei commenti. Dato la fra tutto, ci vediamo alla prossima. Bene.